Buonasera a tutti, vi porgo il benvenuto di Macerata Racconta, festival e festa dei libri, degli incontri e delle parole. Stasera parliamo proprio delle parole. Parole che entrano ed escono dal linguaggio contemporaneo, parole che si intrecciano, che giocano un gioco enigmatico, perché, come dice il nostro ospite stasera, a me è sempre parso che le parole giochino già da molto prima che qualsiasi regola ne disciplini il gioco. Stefano Bartezzaghi questo enigma prova a scioglierlo, provando a farci amare ancora di più la lingua italiana e i suoi meravigliosi giochi di parole. E chi meglio di lui? Figlio dell'inventore del più difficile dei cruciverba, il Bartezzaghi appunto, si è laureato con una tesi in semiotica, con il relatore Umberto Eco, ed è ora docente alla IULM di Milano. Dirige il Festival di Livorno sull'umorismo, il senso del ridicolo, e collabora con La Repubblica, perché pubblica le rubriche Lessico in nuvole, Lapsus e Fuori di testo, con L'Espresso per la rubrica di critica linguistica Come dire e con la trasmissione radiofonica Stile libero con il format Parole parole. Ha pubblicato diverse raccolte di giochi linguistici, enigmistici e letterari. Ha scritto innumerevoli saggi, tra cui L'Orizzonte verticale, il primo libro italiano interamente dedicato al cruciverba e alla sua storia, e i più recenti Come dire, Galateo della comunicazione, Dando buca a Godot, giochi insonni dei personaggi in cerca d'autore e, anche meno, Viaggio nell'italiano low cost. Ha avuto un ruolo particolarmente importante nella mia infanzia e in quella di tutti i ragazzi della mia generazione, in quanto ha contribuito alla traduzione italiana della saga di Harry Potter. Concludo citando contemporaneamente l'ultimo libro di Stefano Bartezzaghi, Parole in gioco, per una semiotica del gioco linguistico, e il mio beniamino Albus Silente, con qualche parola, e cioè imbecille, medusa, scampolo, pizzicotto. Signore e signori, Stefano Bartezzaghi, buon ascolto. Grazie. Grazie. Per fortuna che ha finito, perché me ne ha già bruciata una. Comunque, quando mi stavo preparando le cose da dire questa sera qui, ho fatto quello che faccio di solito, cioè ho aperto un file Word nel mio computer e ho messo, insomma, come uso la data, il titolo dell'intervento e il luogo, senza usare maiuscole, interpunzioni, perché è proprio l'intestazione del file, e quindi poi mi sono trovato ad aver scritto 2018 l'enigma della parola Macerata, e ho sorriso perché sembrava che fosse una parola messa al macero e invece che una conferenza fatta a Macerata. E poi poteva finire lì, ma poi ho pensato che in realtà, dato proprio l'argomento, avrei potuto cominciare così, come in effetti, come vedete, sto facendo. Perché quando si parla dell'enigma della parola, innanzitutto si parla del fatto che la parola può avere più significati diversi, ed è appunto enigmatico decidere quale scegliere volta per volta, e questo riguarda quasi tutte le parole, in realtà non è un caso unico, riguarda anche la parola e perché anche parola è una parola, il che a noi magari sembra banale, ma ai linguisti è una cosa che dà molti grattacapi e dà molto da pensare. Ed è per quello che appunto Albus Silente, nel primo volume di Harry Potter, proprio quando Harry Potter lo vede per la prima volta, mentre Albus Silente l'aveva già visto, ma Harry Potter era nato da poco, lo vede che al banchetto di Hogwarts si alza, perché è la massima autorità presente nella sala, e dice: prima di cominciare vorrei dire quattro parole, che sono appunto quelle dette: imbecille, medusa, scampolo, pizzicotto. E ovviamente sta giocando sul fatto che parola significa diamo la parola a Stefano Bartezzaghi, poi ti do la mia parola, oppure andiamo a berci un caffè che devo dirti quattro parole, mai nessuno si aspetta che quattro parole siano quattro appunto vocaboli. Parola significa sia vocabolo che facoltà di parlare. Ora,
Uno dice, ma se la parola è un enigma, dove troviamo la soluzione? Perché gli enigmi dovrebbero, almeno si spera, avere una soluzione. E una risposta abbastanza sensata è nel vocabolario, perché il vocabolario è un codice che abbina, allora, una parola al suo significato. Questa è la cosa che ci insegnano a scuola. Io purtroppo mi trovo a insegnare una materia che si chiama semiotica, quindi preferirei dire che associa un lemma a una definizione. Non voglio entrare in tecnicismi, però mi trovo meglio così. E allora uno che non sa cosa vuol dire macerato, che vuole controllare, pensa di sapere cosa voglia dire, ma vuole controllare di non sbagliare, va a vedere, vede che è, insomma, un aggettivo, che participio passato è il verbo macerare, e vede che ci sono diverse definizioni di questa parola, perché appunto, come molte parole, quasi tutte, ha diverse accezioni. Allora ve ne dico qualcuna: tenere qualcosa in acqua o in altro liquido al fine di estrarre qualche costituente solubile o predisporla, quella qualcosa, a eventuali trattamenti successivi. Vedete, è utile, no, andare a vedere il vocabolario, perché tutti noi sappiamo cosa vuol dire più o meno macerare, però non sapremmo definirlo con questa precisione. Poi ci sono anche delle cose che magari non sappiamo, perché ci sono delle accezioni, per esempio figurato letterale, percuotere duramente, macerare la schiena a qualcuno, oppure nell'ascesi, mortificare con penitenze o digiuni. Poi ci sono altri significati, tra cui ovviamente quello di macerarsi, come rodersi e tormentarsi per i dubbi. Per esempio per i dubbi o per rovelli vari. Nel vocabolario che uso più frequentemente io, che è lo Zingarelli, c'è anche una piccola sezione dedicata ad alcuni toponimi, nomi di città, tra cui Macerata. Ci dice che, attestato dal X secolo, il toponimo si riconduce al latino macerium, maceriam, con riferimento ai ruderi della romana Elvia Ricina, a breve distanza dalla città. E questa è un'etimologia. Molti pensano, cioè a volte si sente dire che c'è una suggestione che ci danno le etimologie, che sia la vera soluzione dell'enigma della parola, no? Quando uno viene a sapere che desiderare si dice così perché erano gli antichi astrologi, guardavano il cielo e se c'erano le stelle, cioè i sidera, le guardavano, se c'era, il cielo era nuvoloso, non c'erano, allora desideravano, abbassavano lo sguardo, e da lì viene anche considerare, viene anche assiderare. Uno pensa, adesso ho capito cos'è il desiderio. Non è tanto vero, perché insomma che le parole poi spostano i loro significati. Queste etimologie noi, insomma, tendenzialmente diamo un po' troppa importanza alle radici, alle provenienze, e ci accorgiamo ultimamente anche che questo è può essere un grosso problema. Non è vero che l'identità è sempre collegata alle radici, però appunto ci dice qualcosa. Per esempio il fatto che anche maceria viene da macerare, e quindi appunto c'è una relazione tra il nome di Macerata e il significato di macerare. Ora, a me non interessa tanto questo, il fatto in sé. La cosa che interessa è avervi, spero, mostrato come attorno a una parola ne abbiamo messe tante altre che significano cose diverse. Siamo passati dal, appunto, il macerare, che come mettere appunto un alimento a macerare in un liquido per prepararlo, o una sostanza a macerarla per appunto trasformarla in qualcos'altro. Abbiamo visto una città, la vostra, abbiamo parlato di ruderi, abbiamo parlato di dubbi. Cioè, quest'idea che attorno a ogni parola si forma una costellazione come di altre parole, che sono distinte ma collegate in qualche modo fra loro. E questo è un po' l'inizio dell'enigma delle parole.
Poi, per vedere come funziona normalmente l'enigma, insomma, sono cose di cui hanno ragionato in parecchi, e quello che sta più simpatico a me è un curiosissimo personaggio che si chiamava Roger Caillois, scritto Caillois. Era un pensatore poco definibile, francese, un po' sociologo. Si dice che fosse sociologo perché era parte del collegio di sociologia, ma insomma uno di quei personaggi molto eclettici, che si era inventato una cosa che chiamava scienze diagonali, cioè la scienza che mette, che considera due oggetti che non fanno parte della stessa categoria, insomma, che sono messi un po' di traverso. Un esempio, una sua tipica cosa, insomma, osservazione era, ma si è chiesto a un certo punto, ma come mai le galassie hanno la stessa forma delle chiocciole? No? Una delle cose più infinitamente grandi con una delle cose più infinitesimamente piccole. E lui dice, ma perché appartengono allo stesso universo e quindi seguono la stessa legge. La spirale è la forma della crescita continua. E quindi questo vale sia per una cosa molto piccola, sia per una cosa appunto di proporzioni inimmaginabili. Ecco, era uno che si poneva delle cose del genere. A lui peraltro dobbiamo, è stato il primo, era espatriato in Argentina durante la guerra, durante la dominazione nazista in Francia, e lì in Argentina ha scoperto Jorge Luis Borges. E l'ha fatto conoscere poi in Europa. Ora, tra le cose che si è chiesto Caillois era, da un po' di tempo, all'epoca positivista, si era scoperto che le api comunicano tra di loro, cioè il linguaggio delle api, che è una danza. No, cioè l'ape esploratrice che va in giro per i campi, quando trova la aiola piena di fiori va a comunicarlo allo sciame. E come lo comunicano? Le dice venite dietro a me, fa una danza a otto e con questa danza comunica precisamente dove si trova l'aiola, precisamente perché l'inclinazione dell'otto dà la direzione e la grandezza la larghezza dei cerchi che formano l'otto è in funzione della distanza. Più il cerchio è stretto, più l'aiola sarà vicina. E Caillois dice, bella questa cosa delle api, bel colpo averla indovinata, averla scoperta, ma che cos'ha di diverso questo linguaggio dal linguaggio umano? Tipica domanda diagonale alla Caillois. E lui dice, beh, insomma, innanzitutto questo linguaggio è univoco, nel senso che l'ape, vabbè, ci possiamo immaginare un'ape che abbia un motivo per dire una bugia e mandare lo sciame da un'altra parte, no? Ma queste sono le intenzioni. In realtà il significato della sua danza sarà sempre univoco, cioè proprio un senso unico, nel senso proprio della direzione. Manderà comunque lo sciame univocamente in una direzione. L'altra caratteristica è che questo linguaggio è fatto, diciamo, non si può scomporre, no? Ha soltanto quei due segni che sono la larghezza e la direzione, e che non si possono mettere diversamente. Invece il linguaggio umano, appunto, uno può dire l'enigma della parola macerata, e uno dice, ma no, intendi la parola al macero oppure la parola, la cosa che vai a dire nella città di Macerata. E in più noi possiamo anche smontare sappiamo che abbiamo, vabbè, noi diciamo 21 lettere, sono 26, non corrispondono esattamente ai suoni, però comunque con un piccolo insieme di elementi noi possiamo dire tutte le parole della lingua italiana, che sono tante. E questo significa che le possiamo anche montare. Ora, mi pare che sottolineare in questo momento la vicinanza tra Macerata e Camerata non sia proprio la cosa più politicamente più tranquilla. A me piaceva perché c'era anche Camerino vicino, quindi Camerino Macerino, Camerata Macerata. Però c'è anche Carameta Macerata, no? Insomma, una cosa un po' più invitante. E questo è, appunto, dipende dal modo in cui noi combiniamo i suoni e le parole, ogni tanto appunto si combinano da solo anche quando non lo vogliamo.
Ecco, questi due elementi, che per Caiuà sono gli elementi che distinguono il linguaggio umano dal linguaggio delle api e da tutti gli altri linguaggi possibili, il linguaggio verbale, sono anche le cose su cui gioca quella cosa che chiamiamo enigmistica, che appunto in parte gioca sull'equivoco, nella parte enigma, diciamo, e in parte gioca sulla combinatoria, nella parte istica. Istica è un suffisso che ricorda la logistica, cioè qualcosa di combinato. Qui parleremo soprattutto della parte enigma, cioè dell'enigma, dell'equivoco, della parola che dice qualcosa di diverso da quello che dovrebbe. E dato che domani è il 5 maggio, mi è tornato in mente una cosa che è successa un po' di anni fa, una decina di anni fa circa, forse qualcuno in più, quando una lettrice delle mie rubriche, insomma, quindi gente che su queste cose qui ci dà abbastanza dentro, un giorno mi manda un'email con un messaggio un po' criptico, che diceva, poteva anche addirittura sembrare una cosa un po' osé, perché mi diceva, tra virgolette, ma dove avrò mai messo il mio reggiseno? E io, cioè, insomma, siamo uomini di mondo, quindi non mi sono, ci ho pensato un po', c'era un indizio e quindi ho capito cosa intendesse e le ho risposto, ma non è che questa frase è stata pronunciata dalla vedova di Agnew, insomma, passato politico vicepresidente degli Stati Uniti sotto Nixon, prima di essere beccato per evasione fiscale, e insomma ve la faccio giungo al dunque. Quando lei diceva, anche voi avete avuto un indizio perché ho detto che è il giorno prima del 5 maggio, quando lei diceva dove avrò mai cacciato il mio reggiseno, stava intendendo stette la spoglia in memore, no? Cioè, una donna che è spoglia, che sta lì e dice, oddio, dove ho messo, no, non mi ricordo dove ho messo, verso della, e io dicendo, alludendo alla vedova del signor Agnew, intendevo orba di tanto spiro, perché Agnew si chiamava Spiro di nome, era di origine greca, e quindi la vedova era orba, orbata dalla presenza del suo caro marito. Quella volta è finita che con altri lettori, fra cui Umberto Eco, abbiamo praticamente riscritto tutto il 5 maggio a questo modo, no? Io non sono andato a riprendermelo, anche un po' per pudore, per vergogna, però mi ricordo che incominciava come Manciù dico a te, cioè Ehi fu, no? Fu Manciù, quello del film, e poi c'era una cosa sul Pagalici siccome immobile, e c'era anche Svengo dopo aver parlato con lui, che era dato il mortal sospiro. si può andare avanti. Questo appunto è un chiaramente stavamo giocando, era pure enigmistica, stavamo giocando con i doppi sensi, una tradizione che in questa cosa è molto vicina a un gioco enigmistico che si chiama crittografia mnemonica, un gioco basato sui doppi sensi. Ora, io so che qua è venuto qualche giorno fa il mio amico Valerio Magrelli, che ha parlato di poesia e enigmistica, e chissà, non so che cosa abbia detto, non ci siamo sentiti, e chissà se riusciamo a dire delle cose complementari, ma vedete, c'è un problema, che il doppio senso, l'ambiguità, se voi chiedete andate a vedere certi sacri testi, l'ambiguità è la caratteristica del linguaggio poetico. L'ambiguità in un senso non neutro, ecco, non in un senso morale, come dice, sei ambiguo quindi non ti frequento, no, la poesia ha degli elementi di ambiguità, mentre invece la prosa tende perlomeno a essere univoca, come il linguaggio delle api. Perché Manzoni non ha detto
È morto Napoleone, da quando ha tirato l'ultimo sospiro, l'ultimo respiro, è steso, immobile, e così anche tutto il mondo è rimasto paralizzato a questa notizia. Perché non l'ha detto così e si è messo a dire i fusi come immobile dato il mortal sospiro? E perché intendeva fare una poesia, evidentemente, tra l'altro neanche un tipo di poesia, e lui un tipo di scrittore, non particolarmente, non una lirica, ma se pensiamo più vicino a qua, la teoria del vago di Leopardi, vediamo che appunto sull'instabilità dei significati i poeti hanno giocato molto. E allora che differenza c'è tra questo modo di usare il doppio senso, le connotazioni, le sfumature di significato in modo poetico e invece il modo enigmistico, no? Reggiseno, la spoglia in memore. Beh, nell'enigmistica uno magari potrebbe dire tante cose diverse, però appunto io mi occupo di semiotica, noi siamo un po' materialisti, non siamo molto idealisti, ecco, siamo un po' materialisti, andiamo a cercare delle cose anche forse banali. Nell'enigmistica c'è la soluzione, mentre nella poesia non c'è una soluzione. Tanto è vero, qui c'è un blocchetto di citazioni che ripeto ogni tanto, ma mi sembrano così convincenti, che Karl Kraus, grande aforista viennese, una volta ha scritto: artista è colui che di una soluzione sa fare un enigma. No? Proprio il contrario. L'artista casomai parte dalla soluzione per fare l'enigma. E c'è anche una quartina di Emily Dickinson che dice: l'indovinello indovinato è subito disprezzato, nulla vi è di più stantio della sorpresa di ieri. E tutto questo detto invece in prosa proprio l'amico di Caillois, Jorge Luis Borges. Dan Raven, esperto in romanzi polizieschi, pensò che la soluzione del mistero è sempre inferiore al mistero. Questo partecipa del soprannaturale e finanche del divino. La soluzione del gioco di prestigio. Ecco, questo appunto ovviamente mortifica un po' l'animo dell'enigmista, ma che peraltro non ha nessuna pretesa di fare arte. Secondo me, ma poi forse lo vedremo, si potrebbe discutere di queste cose, ma ora mi viene in mente un'altra cosa. L'enigma molto spesso, appunto, Borges parla di romanzi polizieschi, è anche una forma narrativa. In molte narrazioni ci sono degli enigmi o qualcosa, o proprio degli enigmi veri e propri, oppure qualcosa che comunque il testo mette voglia di sapere senza dircelo subito. Nei gialli, quelli che noi chiamiamo gialli, la cosa è molto esplicita, ma altrove è un pochettino più mascherata, ma noi leggiamo anche semplicemente per sapere come va a finire, no? E quindi per sapere se poi si sposano oppure o via dicendo. È curioso che alcuni dei film ormai tradizionali, insomma, che si ritengono sono tra i maggiori film, ultimamente si fa un grande parlare di 2001 Odissea nello spazio, ma nelle classifiche, insomma, storicamente viene detto che il più bel film della storia del cinema, sono definizioni che lasciano il tempo che trovano, però è Il quarto potere, cioè Citizen Kane di Orson Welles. Capolavoro, è un capolavoro anche perché insomma inaugura in qualche modo un genere che oggi va molto, che è il mockumentary, cioè il documentario finto, è una specie di, finge di essere, di raccontare la storia di un documentario. La storia è che muore un grande magnate dell'editoria, un personaggio molto controverso, mezzo, insomma,
un affarista che si è creato questa rete, poi si è ritirato, in cui si è ritirato a vivere, ma di umili origini, e quando muore una redazione giornalistica dice: ma cosa possiamo dire che nessun altro abbia, come si fa nei giornali, insomma, cosa possiamo dire di nostro? E decidono di mandare uno dei loro migliori giornalisti a indagare sul mistero di Rosebud. Rosebud, che bocciolo di rosa, è la parola che si sa che lui ha detto sul letto di morte. Prima di morire lui continua, ha detto due volte Rosebud, Rosebud, e non si sa a che cosa si riferisse. Allora lui fa tutta un'indagine, un'inchiesta giornalistica per capire cosa alludesse questo Rosebud, e non arriva a capirlo. Il film è questa ricerca vana da parte del giornalista, ma lo spettatore del film, quando nell'ultima sequenza del film si vede che ci sono degli operai che stanno bruciando delle cose trovate, insomma, nei magazzini di quest'uomo, fra cui una slitta, e che sta proprio entrando nel fuoco, e noi vediamo che la slitta si chiama Rosebud. Ecco, questa è la soluzione dell'enigma, no? Cosa vuol dire Rosebud? È una slitta che il piccolo Kane era il suo unico giocattolo di quando era povero e viveva in montagna, insomma, non so, in mezzo alla neve. E però questa soluzione non ci basta, direi che non basta, no? Dove se fosse un gioco enigmistico basterebbe arrivare a Rosebud, ma non essendo un gioco enigmistico, essendo una narrazione, questa cosa non ci accontenta. Dunque, esistono enigmi senza soluzione? È una domanda abbastanza formidabile, un po' un enigma questa stessa domanda. Intanto la cosa che pensavo di proporvi è vedere invece una serie di forme che l'enigma ha avuto lungo una storia che è molto più che millenaria, se pensiamo che appunto non c'è popolo che non abbia avuto i suoi enigmi. Una cosa che può essere scambiata per l'enigma senza soluzione è l'enigma impossibile. Ora, l'enigma senza soluzione è quando è come chiedere a qualcuno di cercare qualcosa che non esiste. Mentre l'enigma impossibile, la cosa esiste ma è irraggiungibile. Pensate di essere a nascondino, no? E se giocate a nascondino dovete essere reperibili quando vi nascondete. Se mettete sotto quello che deve cercarvi e non appena non vi vede, voi uscite, prendete un taxi e andate dall'altra parte della città, ovviamente non state più giocando, state rendendo impossibile il gioco. E quello che succede, per esempio, nella Bibbia, a Sansone. A un certo punto la Bibbia racconta che Sansone deve andare dai Filistei, che non gli stavano molto simpatici, e però aveva sposato una Filistea, Dalila era Filistea, e gli propone un enigma, che è una forma di ostilità in realtà. E questo enigma dice: dal divoratore è uscito il cibo, dal forte è uscito il dolce. E è un enigma impossibile. Lui, andando nella città dove li avrebbe incontrati, per la strada ha visto una carcassa di leone in cui si era annidato un alveare, per cui dal divoratore, il leone, è uscito il cibo, il miele, e dal forte è uscito il dolce, ancora una volta il miele. Ora, i filistei che dovevano risolvere questo enigma, durante la notte si rivolgono alla moglie di Sansone, che era filistea appunto, che dice ai suoi compatrioti
qual era la soluzione, e Sansone si arrabbierà moltissimo e dirà: se non aveste arato con la mia giovenca, insomma appunto il Me Too non era ancora arrivato, non avreste risolto il mio enigma. In realtà la scorrettezza dei Filistei rispondeva a una scorrettezza di Sansone, perché nell'enigma è previsto che la soluzione sia nella disponibilità del solutore e non sia nell'etimologia di enigma, non è molto certa, però sembra che ci sia la parola che c'è anche in aneddoto, cioè sotto l'enigma c'è una storia, c'è qualcosa di noto, deve essere noto a tutti. Questa è una caratteristica molto importante per l'enigmistica, perché appunto lavora anche proprio su dei luoghi comuni, sull'enciclopedia diffusa. Se io come soluzione di un indovinello metto il nome di mia cugina, questo indovinello può funzionare soltanto in famiglia, ma non può funzionare con chi non conosca mia cugina. Invece l'enigma classico è stato definito già da Aristotele nella Poetica. Aristotele diceva: la natura dell'enigma è questa, nel dire cose reali congiungere cose impossibili. Non è possibile far questo secondo la connessione dei nomi, ma secondo la metafora è possibile. Quindi spiega anche come farlo. È una cosa che poi è stata chiamata enigma per contrasti, e lo si incontra ancora negli indovinelli folcloristici. E qui c'è un caso che è uno degli enigmi più antichi che sono arrivati fino a noi. Più antichi, sto parlando del secondo millennio avanti Cristo, nella civiltà babilonese. Diceva: è gravida senza concepire, ingrassa senza mangiare. No, abbiamo qualcosa e poi la sua negazione. Come può essere qualcosa di gravido, no? Un organismo gravido che non abbia concepito, o ingrassare senza mangiare, questo è già più dubbio, però in realtà le cose sarebbero impossibili dal punto di vista fisiologico, sono impossibili se noi pensiamo che ci sia sotto una metafora, cioè che questa cosa sia un ingrandimento. La soluzione è la nuvola, no? Che si ingrandisce senza avere concepito e senza avere mangiato. C'è un punto di analogia, di similitudine, che è appunto l'accrescimento di massa corporeo, e una differenza che sono sui motivi. E questo mostra come funzionano gli inganni. Gli uomini si ingannano su quello che vedono e su quello che non vedono. Lo stesso Aristotele raccontava la circostanza della morte, la circostanza leggendaria della morte di Omero che poi era anche cieco, e racconta Aristotele che Omero, come gli era stato tra l'altro anche predetto dall'oracolo, arriva all'isola di Io e si siede a vicino dei pescatori. I pescatori che non sono usciti perché c'è il mare grosso e quindi non potevano uscire. Allora gli chiede: ma cosa state facendo? E un pescatore gli risponde: quelli che prendiamo li buttiamo, quelli che non prendiamo ce li teniamo. E racconta Aristotele che Omero, il più sapiente degli uomini, è morto per il dispiacere di non aver saputo a cosa diavolo si riferissero i pescatori. E la cosa ancora più tragica è che il contenuto di questo enigma, che appunto è fatto in contraddizione, come facciamo a buttar via quello che prendiamo e a tenere quello che non prendiamo, erano i pidocchi. Non avendo nient'altro da fare, si toglievano i pidocchi, ovviamente quelli che prendevano li buttavano via e quelli che non prendevano se li dovevano tenere. E questo ci insegna tante cose sul fatto che appunto anche la differenza tra quella che i greci chiamavano Sofia, la sapienza, e invece la metis, che è l'intelligenza invece appunto del pescatore, l'intelligenza dell'artigiano, un'intelligenza più scaltra, che non ha a che fare con la sapienza.
Proprio la rete della pesca, il Grifos, ha dato nome a un altro tipo di indovinello, che è un indovinello basato proprio su delle piccoli tranelli linguistici, capaci proprio di prendere, come noi diciamo, abboccare, no, all'amo per gli ingenui. Ce n'è uno latino che dice: se sia minore una volta o minore due volte non lo so bene, o se sia l'una cosa più l'altra. A quanto ho sentito dire, non volle darla vinta nemmeno al re Giove. Qui per noi è arabo. Ma allora, attenzione, meno, minore, è minus. E dice, se sia minus una volta o due volte o una più l'altra, uno più due fra tre, ter minus, tre volte minore, soluzione Terminus, che era il dio dei confini che aveva dato dei dispiaceri a Giove, no? Ancora adesso la stazione di Roma si chiama Termini in onore del dio dei confini. Ecco, questo è un indovinello che viene latino, che viene ricordato e che è imperniato su quel meccanismo che noi chiamiamo charada. E qui vedete come l'equivoco sta passando anche un po' dalla parte invece della combinatoria, del modo in cui noi montiamo le lettere assieme, non essendo api costrette a volare in cerchio. Ma il passo successivo a questo è l'indovinello in cui noi abbiamo due sensi che viaggiano in parallelo. C'è l'indovinello che sembra dire qualcosa e in realtà ne dice un'altra. È una forma di indovinello che è arrivata fino ai giorni nostri, che all'inizio era un po' così, un po' come un po' rozza, un po' non rifinita. Questo è uno del V secolo dopo Cristo. Legata sono sei ceppi per tenere molti legati. Sono vincolata io stessa prima, ma vincolata vinco la mia volta. E ho sciolto molti, ma io non sono stata sciolta. Questa è la catena, no? Sembra una cosa che non si... Che cos'è? Chi è il soggetto? Chi è che sta parlando? Chi è che lega, è legata, ma lega... è la catena, che appunto è fatta di nodi legati uno all'altro e serve per legare. Si può slegare chi è incatenato, ma la catena non si può rompere. Ora, da qui in poi c'è stata una serie di cose anche molto diverse, alcuni proprio dei componimenti poetici che sono stati chiamati enigmi, ne ha fatti persino Galileo Galilei, ma non sono tantissimi, non sono del tutto, o forse non ci sono arrivati. Non è la cosa principale. La cosa principale che è successa in diverse epoche, in diverse maniere, è un gusto per il segreto, per qualcosa da ricavare con un ragionamento. Per esempio l'incontro della lingua con la figura, che ha dato le imprese, gli emblemi e i rebus, come forma un po' più, appunto, un po' più enigmistica. Oppure quelle cose, nella poesia provenzale c'era il segnal era il nome dell'amata che il poeta teneva nascosto e quindi ne usava un altro. O abbiamo delle cose in cui, appunto, anche forse proprio influenzato la poesia provenzale, no? Tutti quei giochi che Petrarca ha fatto sul nome di Laura, no? Laura, L'apostrofo Aura, Laureo, Crine, oppure il tasso che è innamorato della Leonora San Vitali, e allora parlava di lei che Leonora col suo nome santo, no? Leonora, e uno poteva capire Leonora. Ci sono moltissimi fenomeni, cioè le rime petrose di Dante, a sua volta dedicate a una che si chiamava Pietra, ma sono petrose anche perché sono chiuse e arcigne, corrispondono a una sua fase ermetica.
Insomma, il più che come genere letterario, l'enigma ha costituito una suggestione, un modo per fare letteratura, per fare arte, quasi costringendo un po' a una, appunto, a dei salti a volte anche logici, oltre appunto ad avere proprio degli enigmi veri e propri. E nel corso del tempo questo poi è diventato anche un problema filosofico, nel senso che appunto i filosofi si sono posti il problema dell'enigma, hanno ragionato su come funzioni l'arguzia, su come funzioni il concettismo, ma anche su come funziona la domanda che manda avanti la scienza, no? Cioè l'enigma della natura che lo scienziato sa interrogare in modo da scoprirne i segreti, fino ad arrivare poi al Novecento, dove sappiamo appunto che proprio l'enigma, come il gioco, anche attraverso anche l'opera di Caillois, è stato proprio un campo di studi e una suggestione, non soltanto una suggestione, per moltissimi ambiti, come l'antropologia, cioè pensiamo al mito di Edipo, no? Cosa ha detto alla psicanalisi, all'antropologia e alla filosofia in genere. Questo a livello della cultura cosiddetta alta. Nella cultura cosiddetta bassa ci sono sempre stati gli indovinelli del folklore, quelli che i nonni fanno ai nipoti, quelli che poi si confondono con le filastrocche, con anche quelle formule tipiche, chi lo indovina sarà dottore, ne indovina che cos'è, oppure sbrindoli sbrandoli va in campagna, questo è un indovinello trevigiano sul pulcino. No, l'indovinello che si avvicina al nonsense e che comunque tramanda un sapere condiviso. Tra questi indovinelli popolari sono abbastanza interessanti quelli che venivano fatti soltanto a Carnevale, perché a Carnevale ogni scherzo vale, quindi si potevano anche fare delle allusioni che in altri periodi non sarebbero state tollerate. Sono degli indovinelli a doppio senso in cui sembra che la soluzione non possa che essere terribilmente oscena e invece è una cosa che non c'entra nulla, è una cosa ingenua, anodina, come bisognerebbe dire. Uno abbastanza tipico è quello che dice: il Papa ce l'ha e non l'adopera, il prete ce l'ha e non può darlo a nessuno, l'uomo ce l'ha e lo dà alla donna, la donna quando è sposata lo prende. Soluzione, il cognome, ti è? Il Papa, non diciamo Papa Bergoglio, però cioè, si chiama Francesco, e il prete ce l'ha ma non si può sposare e via dicendo. Qui c'è la plebe però ripeteva che il buon Dio in quei dati giorni di carnevale chiudesse un occhio, ma cessato il carnevale cessava anche la tolleranza e neppure il più vituperato ribaldo avrebbe osato ripetere il meno sozzo di quegli indovinelli, di quegli enigmi, perché la nivinnaghia fora tempo diventa offisa di Dio. No, fuori dal tempo, questo indovinelli è siciliano, diventa offesa per Dio. È una raccolta di indovinelli del 1880, di indovinelli di Modica, Chiaramonte e Comiso. Ora, questo è interessante perché come mai uno pensa subito al... no, pensa male, abbiamo tutti quello che i francesi chiamano l'esprit mal tourné, e secondo Freud ha parlato di questa cosa, non proprio degli indovinelli, però parlava di una cosa che è la latenza del discorso osceno, no? Che è subito lì, è subito pronto a saltare fuori, quando uno usa appunto un pronome, dice il papa ce l'ha e non l'adopera, è facile, la prima cosa che viene in mente è dare un'interpretazione oscena a questo pronome. E qui siamo però appunto
nel perfetto doppio senso, tanto è vero che molto spesso per doppio senso si intende un doppio senso osceno. Invece, sempre tra gli indovinelli popolari, ce ne sono quelli che venivano chiamati in italiano il chiapparello, per esempio, perché appunto acchiappa, sono indovinelli un po' a tranello, che ricordano un po' quello di Ter Minus. A volte sono domande bizzarre. Qual è il mese in cui le donne parlano di meno? Febbraio, 28 giorni. Che distanza? La gente si divertiva quando non c'era Twitter, la gente si divertiva così. Che distanza c'è tra il cielo e la terra? Quanto dalla terra al cielo? A volte il meccanismo di bizzarria è abbastanza ricercato. Per esempio in questo, è una terra in Lombardia, non è Parma né Pavia, anche perché Parma è in Emilia, però vabbè. Te lo dico e non lo sai, come a nome non saprai. Como, no? Com a nome como. E quindi ci sono degli indovinelli che hanno, un po' come nella lettera rubata di Edgar Allan Poe, chi non l'avesse letto se lo vada a leggere, che è una delle cose più belle che siano mai state scritte, la soluzione è sotto gli occhi ed è così evidente che la si trascura. E tra questi trabocchetti ci sono quelli che vengono chiamati in inglese conundrum, con un nome che sembra un animale mitologico, che sono quelle cose in cui uno dice perché il Sahara, il deserto del Sahara, è il posto migliore per fare picnic? E la soluzione è because of the sandwiches there, cioè per la sabbia che c'è là e per i sandwich che ci sono. In questo ce n'era uno, ne conosco uno in italiano, che mi aveva raccontato un mio amico che aveva una nipotina molto arguta, e c'è quell'età in cui i bambini sono dei perfetti enigmisti, e che a un certo punto è andata da lui e gli ha detto: nonno, lo sai di che colore sono le ore? E lui, non sapendo cosa dire, ha detto: bah, sì, sono gialle. E lei si è messa a piangere, dice: perché lo sai, come fai a saperlo? Ma lui non aveva la minima idea, e dice: no, ma io l'ho detto così per ridere, insomma. Poi alla fine l'ha consolata e gli ha spiegato la soluzione, perché si dice: sono gialle 2, sono gialle 3, sono gialle 4. E questo, invece, l'indovinello enigmistico, una piccola premessa: enigmistica è una parola che esiste soltanto in italiano, esistono i giochi enigmistici anche altrove, alcuni, il cruciverba esiste in tutto il mondo e non è un'invenzione italiana, è un'invenzione americana, però insomma in Italia, per una serie di ragioni storiche, di storia della lingua, l'enigmistica ha avuto uno sviluppo, cioè appunto questi giochi hanno avuto uno sviluppo come se fossero una disciplina, ecco, e infatti hanno un nome da disciplina. In nessun'altra lingua c'è un nome che li raduna tutti. Per un periodo in inglese, ma più negli Stati Uniti, penso che in Gran Bretagna, si è parlato di puzzledom, ma già puzzle è rompicapo in genere, puzzledom ha un'idea da reame favoloso, invece enigmistica sembra proprio una specie di disciplina quasi sportiva. E sappiamo, c'è la settimana enigmistica che fa quello che fa, ma poi c'è una tradizione precedente alla settimana enigmistica, che poi si è chiamata enigmistica classica, e che prosegue ancora, di riviste che invece circolano soltanto per abbonamento, parliamo di 200-300 abbonati in tutta Italia, quindi è appunto una specie, quasi una setta di specializzati, che hanno sviluppato moltissimo le regole di questi giochi. Questo ha dei motivi abbastanza stringenti e anche abbastanza interessanti, no? Perché se io ti do da risolvere qualcosa, appunto per la logica
del nascondino, tu devi essere certo che io stia seguendo le stesse regole. E quindi questi enigmisti hanno fatto, hanno costruito questa tradizione e hanno codificato l'indovinello a doppio senso. Ve ne ho portato uno di un grandissimo autore milanese che si chiamava Gianfranco Riva, era anche il mio medico curante, fate un po' voi, no, ma era un personaggio abbastanza notevole. Un indovinello, oggi come oggi, si presenta con un titolo e, diciamo, quattro versi, in questo caso sono quattro l'indovinello standard è una quartina. Ed è un testo che funziona perfettamente da solo, salvo che uno non capisce perché mi stai raccontando questa cosa. Sono delle cose che a volte sono un po' umoristiche. Questo, appunto, è un po' ha un dettaglio umoristico. Si intitola «Ho una fidanzata timida». Forse perché è un modello di virtù o perché sono in tanti ad osservarla, lei mi costringe a entrare nella credenza ogni volta che decido di abbracciarla. Mi dice, sì, vabbè, però perché? In realtà, se uno scarta il titolo che fissa questo tema dell'amorosa timida, si accorge che c'è un secondo senso. Un secondo tema che costituisce la soluzione, che in questo caso è la fede. Forse perché è un modello di virtù, fede, speranza, carità, virtù teologali, o perché sono in tanti ad osservarla la religione, mi costringe a entrare nella credenza, nello stato di chi crede, ogni volta che decido di abbracciarla, no? Abbracciare una fede come una religione. Quindi un po' come stette la spoglia in memora, no? Abbiamo due livelli di senso autonomi, indipendenti, ne vediamo uno che sembra più plausibile, ma nascosto ce n'è un altro che, diciamo, è quello vero. Allora, per concludere, nell'enigmistica abbiamo questi testi, il loro valore poetico, diciamo, è ovviamente inferiore al 5 maggio di Manzoni, e questo testo rivela un secondo senso. Il gioco consiste, il gioco dell'enigmistica, cioè l'autore, no, come il tennista che batte il servizio, che cerca di costruire un testo a doppio senso in modo che sia molto difficile arrivare, o comunque molto arguto, scoprire il senso nascosto. Lo manda a una rivista che lo pubblica e il solutore sa benissimo, è scritto anche indovinello, quindi sa benissimo che c'è un secondo senso da trovare. Una volta che il solutore ha trovato il secondo senso, la cosa è finita, si blocca lì. Il testo ha compiuto, diciamo, la sua funzione. Questo se noi prendiamo appunto la soluzione come una specie di parola d'ordine, no? Io dico alla rivista, il gioco numero 35, quello di Fan, Gianfranco Riva, si risolve la fede. Il redattore della rivista controlla e dice, bravo, sì, hai passato questa prova. E finisce così. Ma in realtà ci può anche capitare una volta che uno ha trovato la soluzione, di rileggere il testo. E uno dice, ma guarda che roba, queste due linee di senso dovrebbero essere assolutamente autonome, ma il titolo è «Ho la fidanzata timida» e la soluzione è la fede. La fidanza, fidanzata, fidanza, è una forma di credenza, no? Cioè è una forma di fede. Si fida del fatto che poi ci siamo promessi che poi ci sposiamo e lei avrà una fede, un anello che si chiama a sua volta fede.
Insomma, quello che voglio dire è che a volte la soluzione è come se si rinfranga dentro all'enigma ed entriamo in quella forma ermeneutica che viene chiamata il modo simbolico. Questo mi rendo conto che è un po' va un po' in contraddizione con quanto asserito dalla Dickinson, da Borges e da Karl Kraus, ma a volte appunto l'enigma più la sua soluzione possono diventare un nuovo enigma, è un enigma in cui la soluzione non è più una parola d'ordine, ma è come una specie di ondeggiare di ragionamenti. In fondo anche la soluzione dell'enigma di Rosbad, no? Uno dice, ma perché una slitta ha un nome innanzitutto? Uno potrebbe pensarci a questo. E perché una slitta ha il nome di un fiore? Che la slitta c'è quando c'è la neve, il fiore c'è quando la neve non c'è più. Uno potrebbe pensare a questo. E perché Citizen Kane pensava sul letto di morte alla slitta di quando era bambino? E la slitta a sua volta non era un gioco, l'unico giocattolo del piccolo e futuro Citizen Kane? In qualche modo il gioco, vedete, non soltanto come gioco di parole che ci porta al sorriso, ci porta a ridere come già alle ore, ritorna fuori anche in contesti un po' più seri, perché è il modo in cui appunto la parola si fa enigmatica, è un modo che ha a che fare con il gioco, è il gioco a che fare con l'oscillazione. No, come il gioco dei meccanismo, il meccanismo a gioco quando ha un po' di spazio libero tra una rotella e l'altra per girare e quindi per lavorare. È lì che si dice che è a gioco. Ecco, molto spesso l'interpretazione non soltanto di questi piccoli esempi di divertimenti testuali, ma anche di testi molto più importanti, è un'oscillazione tra diversi sensi, e la parola trova la sua enigmaticità sempre e soltanto quando è incominciato un gioco. Ma certo, questi sono poi ordini di argomenti e domande a cui un semplice enigmista non sa più rispondere, non sa più trovare la soluzione, e quindi finisco così. Grazie. Grazie mille ancora. Grazie. Ringraziamo moltissimo Stefano Bartizzaghi. E avete qualche domanda? Qualche gioco enigmistico da sottoporre? No, però no. Qualche indovinello? Staccato. Si possono accendere le luci in sala, per favore? Non vedo niente. Grazie. C'è qualcuno che vuole intervenire? Vuole fare qualche domanda? Non siate timidi. Si può fare qualche altro anagramma con la con Macerata, con il nome Macerata, oltre a Camerata di cui parlavamo prima, che non è proprio il caso di usare in questo momento? O comunque, ecco, si può giocare per creare qualche altra situazione? No, ho detto anche Carameta, insomma, per... ecco, alleggerisce un po' di più? Sì, che poi è una cerata alterna da un certo punto di vista.